richiamo della terra natia, si sa, è fortissimo e non svanisce. Anzi, sovente, col passare degli anni e dei decenni, l'amore e la nostalgia per i luoghi d'origine, per quanti per scelta o più spesso per necessità sono stati costretti ad emigrare, più che attenuarsi, si rafforza. È il caso di un gruppo abbastanza nutrito di italo-canadesi, una quarantina in tutto, residenti a Vancouver ormai da una vita. I più partiti dal Molise, nello specifico da Bagnoli del Trigno, in giovane età, altri addirittura nati nel continente americano. Ebbene, da circa 10 anni, grazie anche allo sforzo dell'associazione Molisani nel Mondo, questo manipolo di bagnolesi all'estero è riuscito ad allacciare intensi legami con la terra d'origine. Quest'estate ad accoglierli in paese, a nome dell'intera comunità, il parroco di Bagnoli, Don Mauro Di Domenica. Abbiamo organizzato questo incontro con i canadesi per farli sentire a casa, anche perché più volte loro mi hanno invitato, mi hanno ospitato, e superarli in questa accoglienza è difficile. Quindi facciamo tutto il possibile per farli sentire a casa loro e così rivedere i propri cari e ritornare nelle loro case con una bella esperienza sul loro territorio di origine. Il presidente dell'Associazione della Comunità Bagnolese a Vancouver, Angelo Lippucci, ai nostri microfoni, rifuggendo da toni retorici, spiega l'intento dell'iniziativa in corso, ovvero, senza rinnegare la scelta di vita che li ha portati tanto lontano, il desiderio di non recidere il cordone ombelicale con l'amata terra natia. Beh, sono un bagnolese e emigrato in Canada, a Vancouver, e da oltre 10 anni mantengo un stretto legame con la regione Molise, rappresentante quei molisani nel mondo. Ci piace tornare in vacanza, in villeggiatura, purtroppo abbiamo messo le radici lì a Vancouver e ci piace restare lì e mantenere i legami con Bagnoli.